Ragazzi, benvenuti in questo mio primissimo vlog. Benvenuti in questo mio video. Sono vestito perché tra poco devo andare a prendere il mio amico per andare a Milano e oggi voi verrete con me a Milano. Quindi noi ci vediamo alla stazione di Rofiera. Bene. Siamo qua alla fermata della metropolitana. C'è il telefono che c'ha tutti. Sono Alessio, c'è anche Marco. Voglio bene. Sono anche Io mi chiamo Lollo. Stiamo andando a Vieni con tutti Cairoli. Sì, Cairoli. Poi stiamo andando a Cairoli, ragazzi. Sono sulla metropolitana. Sono sulla metro. Sono emozionato, eh? Perché da quanto tempo non andiamo? 3 anni? Da quanto tempo lo vedi? 3 anni. Ecco, da 3 anni che non andiamo a Milano. E sono emozionato. Sì, sono emozionato perché vedo anche i miei amici che mi danno su TikTok. Noi ci vediamo tra poco, raga. Guardate che bello il castello di Cairoli. Non sono mai entrato, però tanta roba. Arezzo, il mio papà se abbiamo sete di prendere di bere una fontana, che buona l'acqua. Voglio bene. Ma che bello il castello, non l'ho mai visto. Bellissimo il castello. Ragazzi, siamo arrivati qua, siamo al parco Cairoli. Ciao ragazzi. Con Lorenzo, c'è anche Marco. Ciao. Ma qui si sta mangiando la pizza, Lorenzo si sta mangiando il panino, mi sono fatto le gallettine con il tacchino e la mela, mi sono buttata anche l'acqua e noi siamo qua, abbiamo fatto un po' di foto, raga, e verso le 2, 3, andiamo al Duomo, no? Le 2? Alle 2 andiamo al Duomo, giusto Lori? Allora fare foto, mangiare un gelato, video, poi più tardi andiamo verso le 5. Perché ho detto, letto che c'è una specie di gelateria, giusto? Prima bisogna vedere i prezzi. Esatto, bisogna prima vedere i prezzi. Mia mamma ha detto perché dove costa poco, perché Torino e Milano sono cari. Esatto. Adesso abbiamo visto, noi da, spiegano, Noi da 3 anni che non andiamo a Milano. Perché poi ci veniamo ancora, Marco, qua. È da 3 anni che non veniamo qua. Giusto? 3 anni, ma mangiare è la prima volta che mangiamo qua. Ragazzi, questa è la prima volta che mangiamo qua dentro. Dove fermarsi a mangiare dopo? Vuoi? No, adesso, dopo. Dopo, adesso. Ah, ok. E vabbè, Dopo. Ah, ok. No, perché dopo. Vabbè, comunque siamo qua, adesso mangiamo. E poi. Brava. E poi andiamo al Duomo. Adesso facciamo qualche finiamo di girare tutto il parco, ragazzi. E poi. Lasciate stare i miei capelli che sembra che uno mi ha dato dovevo una scossa. Dovevo portare la mano, un'altra volta, non ho capito bene. È vero? Un'altra volta la porta. Forse è più grande di Milano, di Milano questo. Sì. È vero. È più grande di Milano. Di Legnano? Di Legnano, sì, va. Mangiare a fare i picchini che sul prato a Como. Dimmi, vuoi dire qualcosa, signor Lorenzo, oggi? Sì. Io mi sto dicendo, oggi faccio foto e incontro le mie amiche del Milano che mi dicono Lollo. Ma che stai rianimando la pizza? Certo. Perché ancora morendo. Ma ecco, mo' a casa. Comunque, raga, dopo andiamo dopo a Cadorna, giusto? Dobbiamo andare a vedere dopo. Hai detto così? Bene. Sì. Facciamo le foto. E dopo, dopo quando finiamo di mangiare ci rilassiamo un attimo. Finiamo di fare le foto, poi devo andare a Cadorna perché devo registrare i video con Lorenzo di treni per il canale. E poi andiamo al Duomo con Marco. Perché vi spiego, allora, dato che a Milano la roba costa tantissimo, tantissimo, la comunità dice che la roba costa di meno qua a Milano, non è vero, giusto? Perché Lorenzo mi ha detto che nel pomeriggio vuole mangiare il gelatino. Ha detto mia mamma di dove costa poco. Esatto. Anche a Torino se vogliamo andare, dove costa poco. Esatto. Marco, facciamo un esempio. Ma qua mamma, a posto di tutto gigante. Io gli dico tua mamma se ripassi. Mi raccomando ragazzi, una cosa che volevo dirvi. Prego, questo pezzo di video
indossate la mascherina, perché serve tanto. Adesso. E comunque dicevo, indossate la mascherina, giusto Rory? A parte gli scherzi ragazzi, indossate la mascherina perché aiuta tanto, perché proteggiamo noi però proteggiamo le altre persone, giusto Rory? Sì, sono cosa vuoi dire? Mettete mascherine e non andate dove c'è l'assembramento. Io non faccio assembramento a Milano, a Duomo, a Roma, a Napoli, dappertutto. Rispettiamo le regole, perché sono regole veramente semplici da rispettare. Non capisco perché molte persone non le rispettano. Sono praticamente sono regole che aiutano tantissimo le persone, magari quelle più fragili, a essere più protette, capito ragazzi? Io uso la mascherina SPF2 che ha dato mia madre, che sono le uniche che proteggono molto di più. E siamo arrivati al Duomo. C'è Marco. E dove? Dov'è quello? Il ristorante di cazzo, c'è scritto. Ah già, è vero. Siamo arrivati al Duomo. Come sta andando? Tutto bene, però qua ci sono belle ragazze. Poi, scusate, cosa hai fatto adesso? Ho fatto video, adesso faccio foto. Ma è caffestata adesso. E lei cosa così? Ho girato la testa le palle. Lorenzo ha caffestato le palle, perché giustamente per portare un po' di fortuna. Giusto? Andiamo dove? Non dirà mai al Mac. No, ma facciamo le foto e basta, non andiamo al Mac. Vabbè, comunque hanno messo un po' di controlli. Per la storia della partita dell'Inter, che cosa è successo Marco? Fatto i festeggiamenti. Esatto. Faccio dei festeggiamenti anti-Covid, capito? Quindi hanno messo un po' di poliziotti in giro, perché quando vedo i poliziotti in giro, quindi sempre quell'ansia che non hanno fatto qualcosa, che non hanno fatto niente. E quindi aiuto. Lo so che questo qua è. Comunque. Allora hanno messo, dovete capire anche che per andare giù al Duomo alla metro l'hanno chiusa per la storia del quindi bisogna prendere la metro ai Cairoli o un'altra parte. Io si è aperta questa di Milano, ma anche questa è chiusa, certo. Sì. E adesso vi faccio vedere il Duomo. E praticamente hanno chiuso questa specie di metro, l'hanno chiusa, e tutti si devono chiudere, si devono scendere, cioè nel senso devono uscire dalla metro alla. C'è un po' di gente oggi a Milano, eh? Sì. C'è un sacco di gente oggi. Ci sono un sacco di polizia, carabinieri. Dovete capire una cosa, allora a me e Lorenzo ci piacciono i treni, ci piacciono i mezzi di trasporto, ci piacciono un sacco, qui dietro, e sto provando a registrare i video con il Samsung Galaxy A40, è un buon telefono, buono, fa degli ottimi video, e comunque non sono mai andato alla Rinascente. Alla Rinascente non sono mai andato, perché dico che costa tanto. 300 euro una cacca di acqua di Chiara Ferragni. Ma ti rendi conto? 300 euro di acqua di Chiara Ferragni. 300 euro. Madonna. 400 euro posso fare la spesa. Vabbè, comunque per andare io il Duomo dentro. Sicurezza. Ah, il mio caro Lorenzo, adesso cosa vuole fare adesso? Racconta un po' cosa voglio fare un pochino di foto, tanto poi a settembre ci ritorniamo. Esatto, cosa vuoi fare adesso? Voglio fare un po' di foto. Poi? Poi andare a mangiare un gelato e andare lì a Piazza Costello a fare ancora video foto. Capito ragazzi? Comunque oggi fa un caldo, vedo Rory? Sì, fa un caldo. Fa un caldo atroce. E vabbè, comunque il Duomo è bellissimo da vedere. La cosa bella è che l'hanno pulito tutto, l'hanno pulito, cioè non è più pieno di smog, vero? Vero Marco? Sì. Cioè non è più nero, è più bianco.
però è tanta roba, è bellissimo. E non c'è molta gente, vero? Non ce n'è tante. Rispetto quando facciamo, quando facevano gli spettacoli. Rispetto a l'anno scorso, rispetto a tanti anni fa, nel 2019 c'era più gente. Adesso ce n'è di meno, mi pare, se non sbaglio. Adesso facciamo un po' di video qua, facciamo un po' di. Facciamo un po' di video qua per i negozi. La Naka, quanto costa? La Nike, no Naka, cos'è Naka? E facciamo un po' di video qua, facciamo tutti quanti, poi andiamo a mangiarci un gelato e poi andiamo a farci un gelato là. No, amici miei, voglio bene. Ok? Ragazzi, noi ci vediamo dopo. Ciao ragazzi, vedete che non ho bloccato tanto. Allora, sto tornando a casa, ho preso le cose per la sorella, Lorenzo. Ciao, sto tornando Fiera. Ma da cosa sono il genero di quelli di Milano, oggi mi sono divertito a Milano, ho visitato il Duomo, sono coinvolto, voglio vedere tutte le mie amiche della Valente di Tarcellone. Sono a casa e Lorenzo come è andata oggi? Tutto bene, ci siamo divertiti, abbiamo fatto le cose, mi dai tre, mi sono divertito tantissimo. Andiamo a fare video, balletto, video, video, lago, tanto bene. Cosa ti è piaciuto di più? Tempo di bici, quattro giorni, quattro giorni. No, certo, è vero. No, certo, è vero. E adesso c'è Leonardo, mancano tre fermate, poi siamo arrivati a casa. Ho preso le pompe, una maglietta a casa. Un panino di tramezzini, con il tè, bevuto. Gelato anche? No. Ho mangiato un gelato, dove? Buono, con limoni. Giusto? Guarda il limone, dopo. L'altro limone. Adesso siamo a Molino Drina. Mi sa che tutta la metropolitana, guardate, tutta vuota. E noi ci vediamo dopo a Arpiera. Ok, ciao, ciao.